Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un impianto fotovoltaico di tipo medio. Abbiamo diviso questa serie in tre parti. Se non avete visto il video dell'altra volta, ve lo lascio qui sopra nelle schede. L'altra volta ho realizzato un impianto con circa 200 euro. Oggi spendiamo qualcosina di più. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Allora, questa volta andiamo a parlare sempre, come l'altra volta, quindi di pannelli solari, regolatori di carica, ci includiamo i cavi, parallelatore e qualche altra cosa che l'altra volta non serviva. In questo tipo di impianto è inclusa sempre la nostra batteria acido libero, quindi la classica d'avviamento, AGL, AGM e anche la litio. Con l'impianto di tipo litio potrebbe cambiare un pochetto il costo, perché lì ci dobbiamo aggiungere anche il DC2DC, che quello serve a regolare la carica anche con l'alternatore e varie cose. Iniziamo dai pannelli solari. Ho scelto due pannelli solari dell'NJ Solar da 160 watt con un costo di circa un pannello solare di 165 euro, quindi la spesa per due pannelli di circa 330 euro. Ovviamente questo tipo di impianto andrà messo in parallelo o in serie in base alle vostre esigenze. Come regolatore di carica ho preso l'EpiEver, non l'EpiEver come dicevo prima, l'EpiEver. Sempre ho scelto la stessa marca perché comunque l'EpiEver la ritengo un'ottima marca, ottima qualità. Ho scelto la tecnologia MPPT e con un regolatore di carica da circa 40 A, perché intanto ha un costo veramente basso, circa 119 euro. Avevo comprato anche altri tipi di regolatori di carica, ma perché l'MPPT? Perché l'MPPT lavora molto su quell'alta tensione in alta corrente, invece il PWM taglia, perdi comunque un pochetto. Questo tipo di regolatore di carica regge fino a 520 watt, però per un futuro upgrade non è male, perché uno potrebbe aggiungere un altro pannello solare. Però vi consiglio sempre di tenervi un pelo sotto e non esagerare mai troppo, magari aggiungere un altro da un centinaio di watt. Con questo tipo di regolatore di carica, intanto, una cosa molto buona sicuramente è che possiamo aggiungere al suo connettore per aggiungere il suo monitorino, magari questo regolatore di carica ve lo mettete all'interno, non so, del mobile e volete il display esterno, costa circa 30 euro, però non ve l'ho messo incluso nel prezzo su questo budget. Se lo volete lo comprate a parte, non costa veramente tanto, è molto comodo anche per vedere gli ampere che stanno entrando e tutte altre cose. Dentro questo impianto ci mettiamo sempre il nostro parallelatore della CBE, che costava circa 25-30 euro. Aggiungiamo anche i diodiscotti, cioè aggiungiamo anche due interruttori a circuito aperto per i nostri pannelli solari per sganciarli, e abbiamo anche una protezione in più, fusibili, diodiscotti per il positivo dei pannelli solari, e tutto questo portiamo a un costo di circa 550 euro. Con circa 550 euro abbiamo sicuramente due pannelli solari policristallini di buona qualità, un regolatore di carica molto buono. Se vogliamo ci aggiungiamo il nostro display, ma altri 30 euro, quindi portiamo il costo magari a 580. Se non ci interessa, possiamo vederlo anche dall'interno. Abbiamo già aggiunto tutte queste altre cose, diodi, interruttori di sgancio per i pannelli solari e portafusibili, fusibili e tutto. Comunque abbiamo un costo veramente basso. Comunque questo tipo di impianto ci permetterà anche una buona autonomia e sicuramente comunque la resa dell'MPPT rispetto al PWM è molto più alta, quindi lavorerà molto meglio del PWM rispetto inverno, anche l'estate lavorerà benissimo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da dire, scrivetela qua sotto nei commenti. E nel prossimo video andremo a vedere l'ultima parte con un impianto proprio di fascia alta e molto più costoso, che ci permetterà di raggiungere un'autonomia di circa 90%, quindi staremo molto più tranquilli. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, condividete questo video con amici, con chi vi pare, e ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.